Allora, eccoci tornati con un altro video informativo. Ho pensato oggi di parlarvi dei somatotipi, in particolare gli endomorfi. Ho ricevuto tante domande, io sono endomorfo, che cosa posso fare? Ingrasso molto rapidamente. Ho pensato di fare insieme un video proprio per dirvi come potete vedere i risultati in palestra e come potete migliorare la vostra composizione corporea. Partiamo dal presupposto che io personalmente non mi piacciono molto i somatotipi, non mi piace come modello, ma per quale motivo? Perché come vi ho detto nell'ultimo video sulla genetica, secondo me ognuno di noi ha una genetica così tanto diversa che provare a racchiuderci tutti in tre somatotipi, ovvero endomorfo, ectomorfo e mesomorfo, mi sembra un pochino minimalista, un pochino semplicista, nel senso che nessuno di noi, anzi è molto probabile che ognuno di noi sia un mix di questi tre somatotipi, molto improbabile che facciamo parte solamente di uno di questi tre gruppi e soprattutto abbiamo una genetica diversa, quindi provare a richiuderci tutti, 6 miliardi, 7 miliardi di persone su tre somatotipi, a me personalmente non mi piace molto come ingegnere, perché vedo che manca un pochino di efficienza. Quindi, partendo dal presupposto che non mi piace troppo il somatotipo, voglio darvi comunque delle idee a riguardo di che cosa fare se si è endomorfi. Endomorfo vuol dire che voi siete un pochino più larghi di costituzione e mettete su facilmente grasso, mettete su anche facilmente la massa muscolare e la vostra, diciamo, complicazione maggiore è che è molto difficile per voi bruciare grassi, quindi siete tendenti ad essere un pochino più pieni fisicamente. E anche io mi devo classificare più o meno, direi al 50% che faccio parte di questo endomorfo se vogliamo utilizzare questo sistema. Che cosa dobbiamo fare se vogliamo vedere i risultati? In termini di allenamento è esattamente la stessa cosa, anzi, magari alcuni di noi potrebbero, se siamo endomorfi, potremmo aver bisogno di meno volume per notare una maggiore crescita muscolare, proprio perché facciamo più facilità a costruire questa massa. Quindi, questa potrebbe essere una cosa, ma io personalmente non farei distinzione per quanto riguarda l'allenamento tra endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, assolutamente. Rispetterei quello che ci dice la scienza, ovvero colpite il mio gruppo muscolare con una frequenza di 2 volte a settimana. Questo sembra che sia la frequenza ottimale, soprattutto con le ultime ricerche. Potete anche colpire i punti deboli 3 volte a settimana, ma diciamo che non si è visto un beneficio di 3 volte a settimana invece dei 2 volte a settimana, mentre si notano benefici maggiori con 2 volte a settimana rispetto a 1 volta a settimana. Quindi se state facendo la monofrequenza, io vi consiglio di saltare multifrequenza, quindi colpite ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana. Detto questo, dovete provare a colpire magari tra i 10 e i 20 set, quindi serie, per ogni gruppo muscolare a settimana. Quindi se voi fate 2 sedute, metti che il vostro programma è magari un push pull legs, quindi colpite ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana, dovete provare a fare magari 5-10 set per gruppo muscolare ad ogni seduta se andate 2 volte, giusto? Dividete il volume per 2. Ovviamente per i punti deboli questo non posso spingerci magari anche a 20-25 set, vi consiglio di provare voi in pratica di vedere quanti set riuscite a recuperare, se riuscite a progredire col carico. Il sovraccarico progressivo è la cosa principale per un lifter naturale se volete diventare più grossi e diventare più forti col passare del tempo. Detto questo, mi chiederete, sì, ma 10-20 set cosa vuol dire? Devo fare carichi alti, ripetizioni basse, che faccio? Allora, pensate a questo, ogni singola serie dovrebbe essere abbastanza diretta, quindi che fate appunto un bicep curl, se voi fate invece weighted chin ups, ovvero le trazioni supinate, così magari potete contarlo come, se fate 5 set potete contarlo come 5 set per la schiena, perché andate subito a colpire la schiena, ma invece lo contate come 3 set per i bicipiti. Detto questo, ogni singola serie dovrebbe essere portata tra una, due, tre ripetizioni dal cenimento, quindi non volete sempre spingervi al cenimento in continuazione, ma restare a una, due, tre ripetizioni. In questo modo riuscirete a progredire più rapidamente. Che cosa vuol dire in termini di carichi? Allora, mettete che voi vi allenate 2 volte, voi potete sia ogni singola volta fare lo stesso esercizio, stesso carico, fare un 3x8, ma questo magari è un pochino inferiore a invece fare una sorta di daily undulating periodization, in cui periodizzate il carico. E quindi che cosa fate? Nella prima giornata magari fate forza, quindi vi specializzate sui carichi un pochino più elevati, magari l'80-85% del vostro massimale di una ripetizione, vi allenate tra le 4 e le 8 ripetizioni per ogni serie e i carichi sono abbastanza elevati. E invece la volta dopo, magari la seconda seduta, la seconda volta che colpite il vostro gruppo muscolare, fate una sessione più di ipertrofia, ovvero i carichi sono un pochino più leggeri, un po' più moderati, quindi magari dal 70-75% del vostro massimale, spingete le ripetizioni più in là, quindi magari dalle 8 alle 15 ripetizioni per ogni serie, e comunque portate ogni serie da una e tre ripetizioni dal cedimento. Tempi di recupero, direi
Nelle giornate di forza, con carichi più pesanti, dato che sono più difficili, diciamo, per il nostro corpo di recuperare tra ogni set, perché sono più difficili, appunto, dobbiamo metterci più sforzo fisico, magari 2, 3, 4 minuti di recupero. E invece sulle serie, un pochino più leggeri, magari movimenti di isolamento, 1, 2 minuti di recupero dovrebbero andare benissimo. Questo è per quanto riguarda l'allenamento. Per quanto riguarda l'alimentazione, c'è un pochino di differenza se sei endomorfo. Cosa vuol dire endomorfo? Tendi a mettere su molto rapidamente e tendi a avere difficoltà a buttare giù. Cosa fare se voi siete in fase di massa? In fase di massa vuol dire che il vostro surplus calorico deve essere minimizzato. Non importa se mangi una banana in grassica, niente. Voi dovete tracciare il vostro apporto calorico se siete in fase di massa invece di fare un surplus maggiore. Surplus maggiore vuol dire che consumate più calorie oltre il vostro fabbisogno giornaliero. Cosa succede? Succede che se voi andate a fare un surplus di 300-400 calorie giornaliere, rischia che iniziate a mettere tutto e immagazzinate di più nelle riserve di grasso invece di andare a costruire la massa muscolare. Quindi, cosa fare per minimizzare questa cosa? Riduci il surplus. Quindi, sei di un surplus di 150-200 calorie al giorno, molto, molto lento, molto, molto controllato, per essere sicuro di non sforare troppo e di non ingrassare troppo rapidamente. Se invece sei in fase di definizione, ti viene difficile farlo. Quindi, devi iniziare a capire che devi trovare dei metodi per farti restare in deficit calorico. Io partirei con un deficit calorico graduale, invece di scendere di botto, che poi magari arrivi in uno stallo più rapidamente, scendi gradualmente di calorie, quindi inizi col fabbisogno giornaliero meno 200 calorie, poi magari dopo 3-4 settimane vedi che sei stallato di peso per 7 giorni di fila, diminuisci nuovamente di 150 calorie e continui di questa maniera. Se hai difficoltà a rispettare le calorie, che spesso è il nostro problema, il digiuno intermittente ci aiuta tantissimo, salti il primo pasto e così i prossimi passi nell'arco della giornata sono sempre più grandi, dato che appunto il numero di passi o l'ordine dei passi non è importante nell'arco della giornata, ma il totale calorico. Quindi se tu le calorie sei in deficit calorico, magari salti il primo passo, così il tuo secondo, terzo passo sono più consistenti e questo ho notato anch'io in pratica, l'ho notato con un sacco di clienti, aiuta soprattutto per chi ha un appetito mostruoso e di solito gli endomorfi hanno un appetito mostruoso. Questo è per quanto riguarda la dieta, un'altra cosa, includete bibite gassate, includete più del caffè non zuccherato, includete tanta acqua così che praticamente dato che è il volume nel vostro stomaco ciò che determina quanto avete fame, provate a mettere il più possibile senza che sia nodensi caloricamente. Questi sono i miei consigli per un endomorfo, ripeto, a me non piace tanto la classificazione dei somatotipi, mi sembra un po' semplice, ma dato che ci sono tanti di voi che mi chiedono, ah sono endomorfo, cosa faccio? In realtà dovete sempre fare le stesse cose, dovete solo stare più attenti con l'alimentazione, a non andare a questi estremi aggressivi, ma fare più cose gradualmente e vedere poi in pratica come cambia il vostro fisico, come cambia la vostra composizione corporea. Io spero vi sia piaciuto questo video, mi raccomando, lasciateci un like se vi è stato di aiuto, potete anche condividerlo se vi va o con degli amici che sono endomorfi secondo loro. Se volete calcolare il vostro fabbisogno giornaliero, c'ho il calcolatore qua sotto. Se volete vedere un programma che farei io tipico, ho ancora i miei programmi gratuiti sul sito. Niente, link di me proprio in descrizione se volete acquistare qualcosa con uno sconto. Vi ringrazio a tutti, ci vediamo domani. Ciao! So how does it feel to let go?